Questa produzione è offerta da Sale in gocce è il primo sale liquido a basso contenuto di sodio a essere ricavato dall'acqua di mare. Grazie a un innovativo sistema di produzione, viene eliminato il sodio in eccesso, pur mantenendo tutte le caratteristiche benefiche degli oligoelementi naturali presenti nell'acqua di mare. Sale in gocce mantiene lo stesso gusto del sale tradizionale. Sale in gocce si usa in totale sostituzione del sale comune e il condimento sia per cucinare che per insaporire direttamente gli alimenti. 2,5 ml di sale in gocce corrispondono a un grammo di sale comune. Se segui una dieta povera di sodio, non rinunciare al sapore. Rivolgiti alla tua esclusivista per la Svizzera e scrivi a saleingocce.tedino@gmail.com oppure chiamalo 0796404561. Se sei una spettatrice o uno spettatore di Chiasso TV, puoi ottenere il 10% di sconto utilizzando il codice Amici Chiasso TV. Salve a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Cattive notizie dal Sudan. Infatti ieri, giovedì 11 luglio 2024, Vittorio Oppizzi, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere in Sudan, durante la conferenza stampa che si è tenuta a Roma, ha dichiarato quanto segue. Dopo quasi 15 mesi di guerra in Sudan, l'impatto sulla popolazione civile è disastroso. I livelli di insicurezza sono enormi, il sistema sanitario del paese è al collasso, con 2 ospedali su 3 non più funzionanti. I pochi ancora aperti sono sovraccarichi di pazienti e continuano a subire attacchi, saccheggi e ad affrontare una carenza di personale. Dall'inizio del conflitto le nostre strutture sanitarie sono state colpite più e più volte, mettendo a rischio la vita dei pazienti e del nostro personale. Solo ieri siamo stati costretti a sospendere le attività al Turkish Hospital di Khartoum dopo più di un anno di ripetuti attacchi anche all'interno della struttura, mentre a El Fasher i 3 principali presidi medici della città sono stati danneggiati e solo 2 rimangono ancora in funzione. Inoltre, i blocchi spesso imposti dalle stesse parti in conflitto ostacolano l'ingresso di forniture mediche e di personale umanitario, essenziali per lo svolgimento delle attività. Il conflitto ha peggiorato ulteriormente la situazione dal punto di vista della sicurezza alimentare. In alcune aree del Darfur la malnutrizione ha raggiunto livelli allarmanti e a questa emergenza stiamo rispondendo ampliando la capacità dei centri nutrizionali in diverse strutture sanitarie. Tuttavia, i bisogni continuano ad essere immensi ed è necessario che altri attori si attivino. Se è vero che la maggior parte delle organizzazioni e delle agenzie ONU sono state costrette ad evacuare all'inizio del conflitto per ragioni di sicurezza, è vero anche che oggi tornare ad operare è possibile, ma continuiamo a non vedere una risposta adeguata. Gli impegni presi a seguito della conferenza di Parigi dello scorso aprile da diversi attori internazionali rimangono ancora non concretizzati. Prima dell'inizio della guerra c'erano decine di organizzazioni internazionali nel paese. Oggi siamo rimasti in pochissimi e a questo livello di inazione internazionale è inaccettabile. Nei paesi limitrofi, come in Chad e in Sud Sudan, dove centinaia di migliaia di persone si sono rifugiate per fuggire dal conflitto, la situazione è altrettanto grave. Dopo oltre un anno dall'inizio del conflitto, decine di migliaia di persone non hanno ricevuto alcuna assistenza in paesi in cui non ci sono limiti di accesso per le agenzie dell'ONU,
e per le altre organizzazioni umanitarie. Per questo chiediamo ancora una volta che si intensifichi immediatamente la risposta umanitaria in Sudan e nei paesi limitrofi. Questo è quanto dichiarato in conferenza stampa da Vittorio Oppizzi, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere in Sudan. Quindi, come possiamo vedere, di guerre ce ne sono veramente molte, troppe, in giro per il mondo, ma si parla sempre delle solite. Per questa edizione è tutto. A ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.